Buonasera a tutti, aspettiamo un attimo che vi colleghiate. Vedo che sta già arrivando qualcuno, mettiamo gli occhiali così vi vedo. Mi sentite, mi vedete bene? Se me lo dite così. Ciao Francesca, ciao! Ciao Enrico, ciao tesoro, ciao Ada, ciao Dorina, ciao Cinzia. Spero stiate bene. Ciao Gianna, vedo che state arrivando in diversi. Ciao Ada. Buonasera Daniela. Buonasera Marina. Buonasera. Grazie Enrico, grazie. Un abbraccio grande anche a te e grazie per questa diretta come sempre. Ciao Maria. Ciao Monica. perdiamo qualche minuto per i saluti. Non li perdiamo, ma che sono sempre importanti, è sempre importante salutarsi. Ciao Simona, ciao Giuseppina, come stai? Ciao Teresa, ciao Adele. Ciao Adele. Ciao Sara, ciao Roberta, ciao Grazia. Ciao Maila. Allora, ciao Sonia. Ciao Daniela, ciao Sara. Eh, siete state arrivando in tanti, mi fa piacere. Vuol dire che apprezzate la mia compagnia. Mi fa molto piacere. Vi ringrazio. Ciao Peppe. Ciao. <ride> Mi fa molto piacere che siate in tanti. Allora. Grazie Cinzia. ciao Antonella. Ciao Paolina. Ciao. Ciao Rita. Ciao Valeria. Ciao Sandra. Ciao, ciao Susanna, ciao. Sì, grazie a Danne e Enrico per questa diretta, Dele. Sei sempre carina. Noi ci vediamo venerdì. ti Ho spostato di un giorno perché giovedì è un giorno strapieno. Almeno abbiamo un po' più di tempo. Ciao Mariella, aspetta che Ciao Gloria, allora io stasera volevo parlare di una cosa. Ciao Nada, ciao <coughs> che per me è molto importante. Ed è una domanda che non mi viene mai fatta direttamente, però alla fine è sempre comunque collegata a questo argomento, a no? questo mondo così speciale, così bello, così meraviglioso. L'importanza dell'anima. Allora, ciao Gabriella, ciao tesoro, ciao l'importanza che ha la nostra anima nel nostro percorso. Ah, tu sei gentile Adele. Sempre premurosa, sempre mi porta qualcosa, sempre di una gentilezza, di una generosità incredibile Adele. Ciao Camilla, ciao tesoro, come stai, bella? Ciao Roby, ciao, ciao Daniela, buonasera. Grazie Antonella, grazie. Allora, vi stavo dicendo, c'è cioè i miei gatti che stanno facendo la lotta, non fateci caso. Ciao Antonella, ciao! Com'è il mare? C'è un po' brutto tempo anche lì da voi, eh? Un abbraccio grande, Anto. Allora, ehm, stavo dicendo proprio per l'importanza che ha la nostra anima, non è mai una domanda che mi viene fatta direttamente, ma è una domanda che circondata da tante cose ciao gina ciao ciao patricia allora se noi ehm, pensassimo a come eh, all'importanza che ha la nostra anima e eh, se riuscissimo a lavorarci un po no sappiamo benissimo che veniamo qui che abbiamo anima corpo sono due cose unite l'anima viene con noi quando arriviamo da questa parte è la parte più importante, è il corpo che vive dall'altra parte, no? L'anima è il corpo che ci rimane, che continua a vivere dall'altra parte. Così è la cosa più giusta da dire. E se noi riuscissimo a tenere collegati anima, corpo, mente e cuore, avere questo equilibrio che lo raggiungiamo in un modo molto semplice, non è che sia così difficile, è Ciao Roberta, buonasera. È, è questione di atteggiamento interiore. Bisogna imparare a, a viverlo, questo, a, a cambiarlo, a crearlo, questo atteggiamento interiore che abbiamo dentro. Perché a volte noi sorridiamo, ridiamo, facciamo finta di niente, ma interiormente stiamo male, abbiamo delle sofferenze, abbiamo dei dolori. Abbiamo dei distacchi. Ciao Enza, ciao, un bacione e spero tu stia bene. E se noi. Eh... Ciao Laura, ciao. Ciao Mariella. No, non c'è il mio cane, Mariella, vicino. Ho i miei gatti, il cane è fuori. È stato in casa tutt'oggi, ma è fuori. Il rumore che si sente è mordicchio che. Ha ah, una rinita, ha la narice sinistra, perciò fa questo rumore, sembra che Russi, ma non ho il cane, il cane è fuori. E vi stavo dicendo che è, è proprio il nostro atteggiamento no? che unisce le due cose, perché l'anima è quella che vede eh, oltre. Eh, buonasera Arianna, è quella che vede oltre. La mente, la parola, eh, il cuore il nostro corpo è quello che vive direttamente su questa terra ma è molto importante tenere collegate all'anima perché il fatto di poter sentire di poter vedere l'anima quando va dall'altra parte e continua quando rinasce praticamente quando continua a vivere io non direi neanche una rinascita quando continua a vivere dall'altra parte perché non muore mai, l'anima non muore mai ha memoria, ha ricordo ha ricordo di tutte le vite che abbiamo vissuto a memoria di ogni cosa non ha più la figura che abbiamo avuto in vita e per quello che è molto importante a volte mh, quando si hanno dei messaggi dall'altra parte, no? Quando si hanno buonasera Vanessa, quando si hanno dei messaggi dei nostri cari, buonasera mini dei nostri cari eh, o anche da chi non conosciamo, perché chi viene da me per un contatto, no? chi viene da me per sentire qualcuno, ciao Eleonora, sicuramente ha piacere di sentire uno dei suoi cari, anche perché lo riconosce no? Dal, dalla descrizione, da quello che accade. Lo riconosce però io, che vedo tantissime persone e credetevi, soprattutto persone che non conosco perciò non so neanche chi sono, ma è comunque un collegamento sia con mio padre, con mia madre con le persone che conosco, con i miei amici, con le persone che amo e che ho amato in vita. Perciò lì è il collegamento che si ha con l'anima dall'altra parte. Non so se riesco a spiegarmi bene perché non è una cosa molto facile da spiegare. E poi io non sono una persona acculturata, perciò la spiego in parole semplici, la spiego come a me l'hanno spiegata e come mi hanno insegnato e fatto vedere. Ehm, quando io vado dall'altra parte o quando qualcuno va dall'altra parte riconosce tutte le persone perché io le chiamo persone a livello solo di anima non di corpo perché il corpo di là non esiste più proprio dalla memoria da quello che si è vissuto insieme e ci si ricorda anche delle vite precedenti perciò qualsiasi eh, persona io possa sentire mi darà sempre comunque un abbraccio una, un gesto d'amore eh, qualsiasi cosa ci stanno abituando a questo ci stanno veramente abituando a questo almeno io mi sto già mi sono già abituata a questo e, e sicuramente l'approccio il, il, che si ha è per comunque avere delle prove buonasera narita per capire che comunque sono sempre in collegamento con noi che ci sono che sono vivi che esistono però è tanto bello anche a volte ricevere un messaggio da qualcuno che non ci si ricorda o che non abbiamo conosciuto, no? perché, però che comunque ha seguito il nostro cammino facendoci anche da guida. Per me è una cosa meravigliosa questa. Buonasera Menuccia. Ed è importantissima l'anima, perché quando si è bambini, quando si dice che i bambini ridono con gli angeli o che vedono, è vero, i bambini vedono, ma perché? Perché siamo puri, quando noi arriviamo qua è più forte l'anima, perché non è ancora stato attaccato dal materiale no? dal corpo e per quello che poi nel tempo uh, si perde la visione di quello che si, si può sentire e che si può vedere no? dall'altra dall parte perché si diventa più materiali perciò l'anima perde un po l'equilibrio si offusca un po di più e ha um, la, 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 la e sopravvale il corpo, no? sopravvale il corpo, sopravvale il pensiero, sopravvale la, la mente, di conseguenza l'anima è come se si rimpicciolisse, non a livello materiale però a livello di visione, a livello di sentire, a livello di, 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 di capire qual è il vero collegamento, la cosa che a noi interessa di più, perciò ci attacchiamo di più al materiale, perciò alle sofferenze fisiche, alle sofferenze di cuore, All'arrivismo, al fatto di volere eh, percorrere una strada per avere successo, per avere qualcosa in più. Ma questo è giusto ed è normale perché noi sulla Terra ci dobbiamo vivare, vivere, scusate, stasera straparlo, ci dobbiamo vivere, è un percorso che dobbiamo fare, però bisognerebbe sempre tenere comunque collegata l'anima al corpo e alla nostra mente proprio per avere questo equilibrio. E non esagerare anche nelle situazioni terrene, no? Perché il troppo storpia sempre. Cioè, poi arriviamo ad un punto che corriamo dietro solo alle cose materiali e quello che veramente conta nella vita non lo lasciamo indietro. E quello che conta per me nella vita è comunque... Buonasera Raffaella. Comunque la bontà del cuore, no? Quando io faccio una buona azione, io sto bene, io mi apro, mi... mi divento più grande dentro di me ma non per vanità perché comunque l'invidia la vanità il rancore la rabbia sono tutti sentimenti che ci por che portano a chiuderci che portano ciao Alice ciao tesoro ciao Giusi, ciao amore ciao che portano il tuo pancione come sta il tuo pancione Sì, Giuseppina ci vediamo a brindisi il 7 ciao Isabel ciao Angela perciò si rimpicciolisce proprio a, a livello di visione, allora Emiliana dice: Mia mamma ha subito dei maltrattamenti da parte di mio fratello perché era vittima di dipendenza, quando ho potuto l'ha denunciato, poi è deceduta. A breve ci sarà il processo e vorrei tanto sapere se è la cosa giusta per lui o ritirare la denuncia. Guarda Emiliana, io non te lo posso dire, queste sono scelte tue. Però ti assicuro che non c'è nessuna colpa né da parte di tua madre né da parte di tuo fratello. Con questo non vuol dire che tuo fratello si sia comportato bene: assolutamente, ha fatto comunque soffrire la mamma. La mamma ha fatto la cosa giusta per lei e per quello che poteva sembrare, ma questi qui sono, sono fatti terreni. Quello che volevo arrivare appunto a spiegare, mi hai fatto una domanda molto giusta, è proprio questo. Che quando facciamo delle scelte sulla terra non hanno, non hanno ehm, colpe non dobbiamo farci influenzare cerchiamo sempre di fare la cosa giusta per noi anche perché guardate che il percorso di vita è scritto cioè l'abbiamo scritto noi di conseguenza non è che possiamo ehm, sì, possiamo avere delle scelte, libero, il famoso libero arbitrio esiste, però abbiamo queste scelte, però cerchiamo sempre di fare la cosa giusta, la cosa giusta per noi stessi, senza dover ferire gli altri, senza dover, eh, senza dover colpevolizzare qualcuno o senza doverci sentire in colpa. Guarda, ti rispondo con un episodio che è capitato a me, io quando mio figlio era un ragazzino, mio figlio è sempre stato un bravissimo ragazzo. Però sappiamo benissimo che i ragazzi cioè, arrivano ad una certa età nell'adolescenza che le, le cazzate si fanno, cioè non c'è niente da fare. E, le compagnie sbagliate, le... le... E no Emiliana, io non ti posso aiutare perché io lo dico sempre, io non potrò mai decidere per voi. Posso darti un po' di serenità su quello che sto dicendo, no? il fatto di dire di non sentirti in colpa, non cercare, cerca di fare quello che il cuore ti dice. Questo posso consigliarti, ma nonna mm, grazie Susanna. Ma non di, di no, io non posso decidere per te, non posso aiutarti e loro anche tua mamma anche dall'altra parte non ti potrà mai dire quello che devi fare. Sono scelte nostre, capito? Cerca di fare la cosa giusta anche per tuo fratello, perché non vuol dire, sai che se tua mamma l'ha denunciato gli abbia fatto del male, probabilmente lo ha salvato. E ti stavo raccontando questo episodio ragazzino, io un giorno una sera io lavoravo al bar e Andrea aveva i suoi amici in casa, si radunavano a casa mia perché io non c'ero, perciò uh, cose leggere, non, non mio figlio non ha mai usato cose pesanti, un bravissimo, scusatemi, mi è suonato il telefono. Un bravissimo ragazzo. <coughs> però le sciocchezze si fanno. E io ho chiamato i carabinieri, d'accordo con i carabinieri, gli vai in casa, andate, erano miei amici, andate in casa, andate a vedere e cercate di fargli un po' paura, no? così smettono di alcuni elementi, di riunirsi a casa mia, di coinvolgere mio figlio in alcune situazioni. Perciò, perciò credimi una mamma fa anche delle, delle cose, a volte sembrano forti, ma per il bene dei propri figli. Eh Emiliana, devi, devi fare quello che ti senti, capito? Dici, ma continua a comportarsi male, cioè non ti devi sentire in colpa o non devi, ehm, non pensare che se fai una cosa di questo genere puoi fargli del male, potresti, lo fai, sicuramente tu lo fai per fargli del bene, no? Per continuare sulla strada e sulla scelta anche di tua mamma, perciò sono scelte tue, falle, Falle senza stare male, cioè nel senso che si sta comunque male perché sono fratelli, sono parenti, per l'amor di Dio, però, eh, buonasera Gabriele, però ehm, devi, eh, devi fare quello che ti senti, quello che secondo te per te è giusto, hai capito? Le cose a volte si fanno proprio perché gli si vuole bene alle persone, non perché gli si vuole male. Allora, Menuzza dice: Le anime hanno memoria nel tempo di quello che hanno vissuto, dei legami oppure rimuovono col tempo? No, non rimuovono Menuzza. Hanno proprio la nostra anima a, quando andiamo dall'altra parte. In questa vita, Bigne vai giù. In questa vita non ricordiamo giustamente, ma quando andiamo di là, abbiamo memoria anche delle vite precedenti. Questo è quello che mi hanno detto, perciò ricordiamo tutto. Perciò, una persona che abbiamo vissuto, semmai. In una vita e nell'Ottocento noi la riconosciamo quando siamo dall'altra parte se abbiamo vissuto un percorso insieme un trascorso insieme la riconosciamo per quello che a volte non vi capita mai ehm, aspetta che vado avanti con, con le domande e con i messaggi ciao Anna Maria ciao Jessica ciao tesoro non vi capita mai di, di conoscere qualcuno e di pensare o di o, o che Pensiate che una vita che la conoscete vi trovate bene? Ciao Adriana, ciao amore che vi troviate bene insieme. Che, mm, eh, buonasera, Simona, che eh, vi sembra di avergli parlato sempre che le cose che dice vi ricordano qualcosa indietro, come se vi, ri, rivivere non dico un déjà vu, ma eh, rivivere una, un qualcosa. Ciao Fabio rivivere qualcosa che eh, vi sembra vostro probabilmente abbiamo vissuto con queste persone probabilmente abbiamo un altro percorso da fare no? e questo spiega anche il fatto perché non, non tutti abbiamo gli stessi anni da vivere no? nella vita terrena perché ognuno buonasera francesca perché ognuno di noi ha comunque un tot di tempo per evolversi in ogni vita penso che sia diverso per quello che ho capito e eh, per quello che mi hanno spiegato. Parlo sempre eh, eh, di quello che mi dicono dall'altra parte. Sì, Adriana, ci vediamo a Brindisi <ride> per il nostro aperitivo. <ride> mio padre, Roberta dice, mio padre che nell'oltre da 14 anni lui non era credente. A volte penso che non riesco a sognarlo proprio per questo motivo. Assolutamente no, Roberta. Non c'entra niente quello che abbiamo fatto sulla Terra che noi crediamo che noi abbiamo fatto qualcosa di sbagliato non c'entra niente quando siamo di là è un tutt'altra visione il fatto che tu non lo sogni è perché probabilmente sei chiusa nel dolore o sei c'è cioè qualcosa i tuoi canali non sono completamente aperti è per quello che a volte non, non si sognano o non ci si ricorda di averli sognati perché a volte li sogniamo ma noi non ci ricordiamo Monica dice: Buonasera, Susi. Le persone cattive che soffrono per la loro stessa cattiveria, solitudine, morendo, capiscono cosa hanno fatto. Capiscono quando sono dall'altra parte, che hanno avuto comunque un percorso, um, un percorso che non gli ha dato la, 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 la conoscenza che avrebbero dovuto fare. Si capisce quando si è dall'altra parte. Ma credetemi che una persona cattiva non sta bene. Perché se io quando, guardate, mh, mi è capitato proprio l'altro giorno, ho reagito male, arrabbiata proprio con una persona, e sono stata male, perché non è il mio, il mio essere, il mio modo di fare, è un periodo che vedo talmente tante cose brutte in giro, tante, talmente poco rispetto per gli animali, per le persone, una cattiveria, che mi dà molto fastidio, è proprio a livello di energia, penso, perché io non ho un'energia così, ce l'ho molto... E mi scontro molto a volte con queste energie. Io sono stata male, io ho chiesto scusa anche se avevo ragione. Ho chiesto scusa non per quello che ho detto, ma semplicemente per il modo in cui l'ho detto. Perciò una persona cattiva, una persona che è arrabbiata, non sta bene. Stiamo meglio noi, siamo meglio noi che abbiamo comunque un pensiero gentile per gli altri che viviamo la nostra vita senza poter giudicare quello che fanno gli altri, una persona cattiva non è felice. E credetemi, io che vedo tante persone che a volte... Ciao Laura, ciao, ciao Maria, dai! Scusatemi, il gatto mi ha ribaltato il telefono. A mi... casa mia è così, mi dovete scusare, mi dovete prendere per come sono, perché a casa mia succede di tutto. Loro... E, e, e i miei spiritelli là in alto me ne combinano di ogni. Tutte le mie dirette sono sempre così adesso è stata la gatta. Buonasera Laura, perciò ehm, io che vedo tante persone e, e, e chi viene da me perché ha un dolore da affrontare, no? di conseguenza si aprono anche se non riescono ad aprirsi con qualcun altro, con me per forza si aprono per quello che faccio. E il giudicare qualcuno, dire quello lì è cattivo, quello lì se ne frega, quello lì sta bene, è sempre sbagliato, perché noi non possiamo leggere quello che hanno dentro. E io che vedo tante persone apparentemente eh, che stanno bene, che sono eh, ricche, che stanno tutto quello che volete di, di meglio, in realtà non è così. Perché quando poi li leggi dentro al cuore ci si spezza perché dice, vedi, dice a volte. Poter vedere quello che è l'apparenza, in realtà dentro hanno tutt'altro, perciò cerchiamo di, di leggere, e questo quello che volevo dire prima. L'anima legge negli occhi, nel cuore di un'altra persona e nell'anima. Maria dice: Ti ho scritto recentemente per parlarti di mio padre col mio reale. Quando sono arrivata qui, sapevo di venire da un altro posto dove sapevo tutto e me li ricordavo come sogni sfocati. e non vedevo l'ora di tornare lì, per questo ho fantasticato per 40 anni sul mio suicidio. Io sai che non ho capito. Scusami Maria, ma io non ho capito. Perdonami, spiegamelo meglio. Nadia dice "Ma nell'aldilà potremo incontrare anche le anime che ci hanno fatto male in vita, certo? Assolutamente sì, ma non le riconosciamo per il male che ci hanno fatto in vita, Nadia. Le riconosciamo per un percorso dell'anima e So che sembra strano, sembra difficile, ma non c'è eh, rancore, non c'è rabbia dall'altra parte. Noi ci incontriamo, ci riconosciamo dal percorso di vita, ma non abbiamo gli stessi sentimenti che abbiamo sulla Terra, per fortuna. Allora, Anna Raviglione dice buonasera Susi, può accadere che la nostra mente... Gemella andata nell'oltre possa diventare il nostro spirito guida, grazie di cuore. Anna, io non so che cos'è la nostra mente gemella, non ne ho mai sentito parlare. No, secondo me le nostre guide sono comunque dei cari che sono dall'altra parte. Grazie Beppe. Grazie, Dorina. Roberta, Dol sì, sì, ne ho tanto, mi fanno disperare, ma ne ho tanto. Grazie Jessica, sì guarda spero di venire anche la donata mi dice sempre ne andiamo a trovare sono strapiena di, di impegni e di appuntamenti grazie Maria Alessandro Anna Maria Calloni dice se un nostro caro si è reincarnato come facciamo a ritrovarlo quando sarà il nostro momento allora um, guarda a me eh, hanno risposto su questa cosa perché la cosa che mi sono chiesta come mai mio padre lo vedo ancora dopo tantissimi anni la reincarnazione avviene dopo tanti tantissimi 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 anni e mi hanno detto che in molti in, non credo in tutti ma eh, so, una, la maggior parte delle persone della famiglia si rinascono insieme e hanno un percorso di vita eh, da rivivere insieme è per quello che noi i nostri cari li ritroviamo dall'altra parte e possiamo fare un percorso nuovo in questa vita terrena decidere di tornare insieme poi quello che decidiamo dall'altra parte io non ve lo so dire perché io non è che so tutto so quello che mi hanno spiegato quello che mi hanno fatto capire Simona dice vorrei chiederti una cosa come posso superare la paura della comunicazione con l'entità sento voce quando capita chiedo silenzio quando le vedo non gli consento di interagire con me potresti darmi qualche consiglio eh, non ne devi avere paura Simona devi stare tranquilla cioè le voci che si sentono, se sei pronta non fanno paura, perché capisci cosa sono? Io non ho mai avuto paura di quello che sentivo dall'altra parte, ti parlo della mia esperienza. Perciò il fatto che tu ne abbia paura, forse o non sei pronta, o devi comunque superare alcune cose. Ci vuole pazienza, ci vuole calma. Io non ne ho mai avuto paura di quello che sentivo, vi dico la verità. Grazie a te Simona. Sonia disse: Io credevo nella giustizia divina, ma quella terre, non quella terrena, quindi sbaglio a pensarla così. Allora Dio non giudica, Dio non punisce, Dio non uh, ti metterà mai un dito davanti al naso sgridandoti. C'è una giustizia, sicuramente, ma penso che sia una giustizia a livello di nostro, di quello che impariamo uh, in questa vita, proprio dal fatto se facciamo male o se facciamo bene di là capiamo tutto perciò si fa sempre qualcosa per rimediare a quello che si è fatto ritornando sicuramente in un'altra vita questo è quello che a me hanno detto e credo che sia così perché tante cose poi mi sono arrivate davanti e capire che è questa la, 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 la funziona in questo modo intendevo l'anima gemella e non lo so non credo però cioè non te lo so dire perché io non te lo so dire l'anima gemella, non so neanche se ce l'abbiamo sinceramente, non lo so non lo so Anna, sai non te lo so spiegare perché non lo so però eh, le nostre guide sono comunque i nostri cari, non credo non c'entra niente il fatto che ci facciano la guida se l'anima gemella, la mente gemella no, non conta proprio niente, penso <coughs> grazie a te Nadia buonasera Elena allora tonelli i nostri cari sono sempre con noi ci aiutano sempre Laura dice Susi ho dotato un gattino da febbraio anche lui mi guarda dietro le spalle mi gira ma non c'è nessuno vede anche lui? sicuramente sì gli animali vedono assolutamente vedono molto più di noi mm. allora aspettate che vado avanti con le domande Maria dice: Ti ho scritto come Sonia Giannoni parlandoti del mio padre violento come lo avessi completamente perdonato. Io quando sono arrivata qui ero piccolissima e arrabbiata con i miei genitori perché non avevano il diritto di farmi venire qui. Dopo ho vissuto una vita in seguito il suicidio per cercare. Guarda, è un pensiero molto sbagliato, Maria. Intanto i genitori te li scegli tu, prima cosa, quando noi arriviamo qua è perché abbiamo già puntato il dito sui genitori che vogliamo. Il fatto di fare una vita sofferta o di, di um, brutta, di violenza, così, è perché ce la lasciamo scelti. Probabilmente dobbiamo imparare qualcosa proprio da questo. Con questo non vuol dire che è giusta la sofferenza che proviamo, però funziona così. E poi guarda, ti dico anche un'altra cosa, lo dico per rispetto ai genitori che hanno dei figli suicidati. Il suicidio è un'esperienza, i ragazzi che mi hanno mandato i messaggi dalla, da di là, dall'altro mondo, eh, non danno colpa, se uno deve andarsene è suicidato se ne va, non ci sono dei tentati suicidi. Se uno va, deve andare dall'altra parte in questo modo eh, ci va perché comunque l'ha deciso anche prima. Loro parlano di questa esperienza, che purtroppo molti di noi fanno, dico purtroppo noi, molti di noi a livello umano, perché noi soffriamo tantissimo quando qualcuno dei nostri cari si suicida, perché c'è il senso di colpa, anche, no? Però loro parlano di una scelta di morte. che... In tutti i modi, se non avessero scelto quel modo lì se ne sarebbero andati comunque, perché il giorno non si può cambiare, il tempo predestinato che dobbiamo vivere, non lo possiamo cambiare. Abbiamo quel tor di tempo che abbiamo scelto e andiamo avanti in quel modo. Rossella dice "Buonasera Susi, se le anime dei trapassati hanno ancora memorie e sentimenti legati all'ultima incarnazione, possono pensare che mio marito soffra per la nostra separazione." Eravamo molto legati. Allora, buonasera, Susi. Lo rileggo perché non ho capito bene. Se le anime dei trapassati hanno ancora memoria e sentimenti legati all'ultima incarnazione, posso pensare che mio marito soffra per la nostra separazione? No, l'ho appena spiegato. Rossella, non c'è lo stesso modo di vedere le cose quando siamo dall'altra parte di quando siamo in vita. Sono comunque sempre esperienze che abbiamo deciso. Probabilmente tu e tuo marito, anche se eravate molto legati, eh, avete deciso insieme questo percorso di breve o lunga durata. Mini dice: I bimbi che non sono riusciti a nascere hanno il ricordo della loro mamma. I bimbi che non sono riusciti a nascere, mini, io ne vedo tanti, a volte. Chi ha avuto un aborto, che sia spontaneo o volontario, chi ha perso un bambino appena nato, loro di là si fanno vedere. Hanno ricordo di tutto, del poco tempo percorso. E, e anche se non sono praticamente nati, no? se non sono formati, sono comunque un'anima, perciò l'anima continua a vivere e cresce. Grazie a te, Sonia. Beppe dice, toglietevi dalla testa l'idea del Dio tiranno e punitivo della Chiesa, Dio è amore, bravo Beppe. Ciao Maria Rosa, ciao, ci vediamo presto, sì, così ce la ridiamo un po', voglio sentire un po' delle tue barzellette che mi fanno tanto ridere. Buonasera Rita, ciao, Cri, ciao Cristiana, ciao tesoro. Teresa dice, il mio gatto saltava sui mobili, sì perché gli animali, ciao Rosanna. Sì, perché gli animali vedono, hanno l'anima più pura della nostra, di conseguenza per forza vedono, nel discorso che facevo prima, l'importanza che ha l'anima, dobbiamo riuscire a tenere in equilibrio l'anima e il corpo per poter stare meglio, per poter capire, per poter stare meglio. Francesca dice, ma gli animali dopo la morte restano in casa con noi e devono per forza andare in un'altra dimensione. Francesca, gli animali hanno un'anima molto più pura della nostra, la loro anima eh, va di là, ma eh, si comporta come una persona. Cioè possono starci vicino, possono venirci a trovare, ma vivono comunque dall'altra parte, perché quando gli animali muoiono il corpo rimane di qua e l'anima va dall'altra parte ed è molto più pura della nostra. Non, po non potrebbero vivere continuamente con noi, per forza devono abitare là e poi viaggiano verso di noi. Elena dice anche che chi uccide la propria madre e il proprio figlio è già programmato. Beh, sono scelte condivise, però non è, non è molto bello parlare di questo, anche perché, sai, ci sono gli esaltati in giro, di conseguenza potrebbero essere frasi eh, percepite nel modo sbagliato. Io sto molto attenta a parlare di questo, però... Credetemi, la maggior parte delle cose scelte sono le, delle cose che ci succedono e che ci accadono nella vita sono scelte. Io ripeto, sto molto attenta perché poi ci sono, già ce ne sono tanti, c'è qualche esaltato che, esaltato che può dire beh sai, l'ho scelto e allora lo faccio, non funziona così, perché la, la libera scelta di fare alcune azioni ce l'abbiamo in vita perciò c'è cioè, sicuramente il percorso e alcuni punti sono stati prescritti, però la scelta ce l'abbiamo, possiamo capire anche un po' di più, no? Ciao, grazie. Felice dice buonasera, buonasera Felice, sta ferma Birba, ma è stufato stasera Birba. Sì, lo so, quando le vedo non ho paura, mi viene... Beh, eh, non so cosa dire, ti dico che loro non fanno paura. Quando sei pronta ad accoglierli non ti fanno paura assolutamente. Laura dice approfitto, Susi, mando un bacio a mio figlio, ai miei cari, ai miei fratelli, a mia mamma, vi voglio bene. Anche io ne mando uno a te e a tutti i tuoi cari. Ciao Angela, ciao, un abbraccione grande. Ciao Angela. Allora... Nica dice vorrei rivedere di mia mamma e eh, può arrivarti in sogno. Simone dice c'è ancora l'amore coniugale dall'altro lato. Così intendi? Cosa intendi per amore coniugale dall'altro lato? Se intendi sesso, no, di là non facciamo sesso. Se intendi questo, non c'è il corpo, di conseguenza. C'è un amore eh, a livello di anima, ci si riconosce per quello che abbiamo fatto, però se io quando andrò di là, mio papà lo riconoscerò dall'amore che abbiamo vissuto, anche mia mamma, ma non lo riconoscerò come mia mamma e mio papà. So che abbiamo vissuto un percorso di mamma e papà, ma l'anima non ha eh, il ruolo, è senza ruolo. Buonasera Diana. Sara dice, scusa, scusa, scusa per questa domanda, tu senti qualcuno vicino a te che si chiama... Sara, io non faccio contatti in diretta, è una cosa proprio che sono contrarissima. Grazie, dice, è giusto. Sì, hai ragione. Allora, andiamo avanti. Mm entrambi i miei genitori, Alessandro dice entrambi i miei genitori sono andati via dicembre spero che stanno bene, mi mancano tanto Alessandro stanno benissimo dall'altra parte e se fai attenzione vedrai che ti lasceranno tanti segni e ti daranno tante prove che ci sono bisogna fare attenzione ascoltare, parlare con loro e, e ringraziarli sempre per quello che ci hanno dato per quello che ci hanno fatto parlare, la voce la nostra voce ha delle vibrazioni molto importanti, noi siamo fatti di energia, la nostra voce ha delle vibrazioni molto importanti, perché a volte eh, ci sono delle voci che ci infastidiscono, delle voci che invece ci, ci danno tranquillità, delle voci che ci fanno ridere. Pensate, siamo fatti di energia, queste vibrazioni eh, sono molto importanti anche per loro, hai capito? Beppe dice, Su, è vero che mettere una foto sotto al cuscino aiuta a sognare il proprio caro? No, non è vero, è il cuore che aiuta a, suonare, a sognare i propri cari. Beppe, non sono questi gesti materiali, è sempre una, una questione di cuore, di apertura. Rita dice, da parte nostra qual è il modo migliore per avere un messaggio dal nostro caro nell'oltre? Non lo so Rita, se tu li senti e sai come com com funziona. Cioè, è una cosa spontanea, naturale per avere un messaggio quando non si è collegati come me o come qualcun altro. Eh, si ascolta, si parla, l'ho appena, appena detta questa cosa: parlare con loro, perché è la nostra voce ha delle forti vibrazioni, ringraziarli, cercare di stare il più, più sereno possibile, non avere rabbia, non avere dei sentimenti che ci sporcano, perché chiudono i nostri canali, i canali che abbiamo attraverso l'anima perciò mantenere l'anima un po' più leggera senza sentimenti terreni che purtroppo abbiamo ed è anche normale che li abbiamo, però è così, però ecco, mantenendola pulita in questo modo abbiamo più possibilità di accorgerci quando si fanno sentire e si fanno vedere. Alessia dice "Ciao, Susi, cosa ne pensi della cremazione? È una pratica che comporta qualche mancanza nelle vite successive?". No. Assolutamente no, la cremazione è una decisione che abbiamo noi e che decidiamo noi di fare eh, per quello che ci fa star bene, è una cosa materiale, eh, bruciamo il corpo, è una cosa che non appartiene più all'anima e che è come se buttassimo via un vestito, un vestito che ci è piaciuto tanto, che abbiamo, con cui abbiamo vissuto tanto, ma è semplicemente solo un vestito. Gloria dice, Susi la mia gatta, quando mio marito non c'è più mi segue continuamente, sempre attaccatissima a me. Probabilmente tuo marito la spinge a starti vicino, perché fanno anche così, usano molto gli animali. Beppe dice, di là esiste una fonte d'amore che andrà ben oltre a quell'amore che abbiamo sperimentato in terra, saremmo andati d'amore, giustissimo. Sara dice, non era per avere un messaggio, sì ma nonna, lo, dici, lo scrivi in grosso urlando, io non mi sono mica arrabbiata, non era per avere un messaggio, solo sentito, scusami, e, e, no, io te l'ho detto, non do messaggi e, e, e per me è anche una cosa un po' inverosimile no? dire senti qualcuno vicino a te che si chiama Davide, sai quanti ne sento io, ma non so dire chi sono, hai capito, non c'è bisogno che ti arrabbi però, eh si sta parlando e si sta spiegando io ho capito che volevi un messaggio se mi chiedi se sento una persona vicino a me che si chiama Davide per me è come dare un messaggio e ti ho risposto che messaggi non ne do ciao Carmen Alessandro dice grazie di cuore parla ai miei genitori spesso col pensiero ma parla anche a voce alta io ho l'abitudine lo dico sempre questo perché è un, è un gesto che aiuta, hai capito, aiuta a, 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 tenerceli, a tenerceli qua, a, far, a fare in modo che fare qualcosa con loro. Io al mattino bevo sempre il caffè con loro, mi verso due o tre tazzine e poi pian piano le bevo io, ma il gesto di, di, di dire sono qua, no? facciamo una cosa insieme, parla neanche l'altra voce, fai le cose con loro. Rosalia, Rosalia dice quando torno a Bologna, non lo so tesoro quando torno a Bologna. Sì, Maria Rosa, mi parlano con la loro voce, si sentono i toni di voce diversi, anche se non hanno corde vocali. Beppe dice grazie, Susi, grazie a voi, grazie a te. Sonia dice, il mio caro gatto Romeo deceduto l'abbiamo sentito salire nel letto e la coperta si è affossata nel punto in cui si sdraiava. Il mio marito scettico è rimasto impietrito e si è alzato di botto, ero felice. Sì, sì, lo fanno Sonia, assolutamente. Spostano anche gli oggetti, spostano le lenzuola, fanno vedere la, 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 la sagoma sul letto. Certo. Elena dice: anche il mio gattino Bunno, che è andato nell'oltre novembre, mi manca tanto. Può sentirmi se gli parlo e può venirmi a trovare. Assolutamente sì, Elena. Assolutamente sì. Grazie a te, Rita. Grazie a te, Alessia. Rita dice: un grandissimo saluto a tutti i nostri amici. Amatissime quattro zampe, io li saluto sempre, io ne ho tanti di là purtroppo, ma eh, sono contenta lo stesso perché comunque mi, se ne sono andati vicino a me con tanto amore e senza sofferenza, perciò sto male io, però alla fine loro hanno qualcuno che li scalda nel momento in cui se ne vanno, in, in rivalsa contro tutte le persone che gli fanno del male. Nadia dice, puoi raccontarci come tu riesci a comunicare con le anime, come tutto è iniziato? Grazie, adesso certo te lo racconto. Beh, io da sempre li ho sentiti, io ho perso il papà che aveva un anno e mezzo e io sono cresciuta con lui, ho sempre vissuto con lui. Per me il mondo anormale era questo, non era l'altro, ero molto più eh, e sono molto più legata all'altro mondo che a questo. Ho imparato a... a ad accettare questa vita terrena, ma io non l'accettavo, non era, non era per me, non mi sentivo a mio agio, ero molto più eh, felice, comoda e collegata dall'altra parte. Io comunico in un modo molto normale: non vado in trance, riferisco eh, quello che mi dicono. Loro usano la mia voce, sono cambiata negli anni perché comunque prima li sentivo molto più lentamente. Adesso usano la mia voce per parlare e nel giro di 10-15 minuti dicono migliaia di cose in una forma molto veloce. Credo di sapere anche il perché succede questo. Perché io chiedo comunque sempre delle conferme nei miei confronti. Perché, comunque vado sempre, scusate, mi tolgo la giacca perché ho caldo. Eh, vado sempre comunque a chiedere delle, delle conferme nei miei confronti perché. Io vado a dare un messaggio delle persone che soffrono. Di conseguenza, con più prove do, con più è meglio. No? A volte le prove arrivano proprio in questo modo di parlare, che è talmente veloce che io non avrei modo di pensare, anche se non ricordo assolutamente nulla del messaggio. E poi i messaggi che danno adesso in questo modo vanno molto avanti nel tempo ed è molto bello perché tante cose non vengono capite immediatamente ma poi nel tempo come delle date, come dei nomi, come dei piccoli particolari, nel tempo vengono scoperti, perciò tu ti dici uh, c'è, c'era perché mi ha detto tutto questo e tutto questo sta accadendo, anche se non ci parleranno del futuro, non ci diranno come dobbiamo decidere della nostra vita, le scelte che dobbiamo fare, ma ci danno tantissime indicazioni, questo è il mio modo di comunicare con loro. Laura dice, da quando è mancata mia mamma, ormai 12 anni, vedo spessissimo un dei cuori, sono convinta che sia il suo modo per dimostrarmi che è vicina. Può essere così? Assolutamente sì, assolutamente sì. Gentile Anna Maria dice, qualche settimana dopo la morte di mio papà sentivo la sera la sua mano sul mio viso, può succedere? Assolutamente sì, anche questo. Fanno tantissime cose per farsi sentire. Sono materiali, ragazzi, sono l'anima è molto forte, ha un'energia talmente forte che può fare qualsiasi cosa, muovono gli oggetti, ci indicano la strada anche se a volte non ce ne accorgiamo, se noi ascoltiamo il nostro istinto, quello che chiamiamo istinto, sono loro, quella vocina che è molto sottile, che a volte ci arriva diretta nell'anima invece che arrivarci prima all'udito, alla mente, e ci aiuta a prendere la strada giusta. Quando c'è qualcosa che ci succede, che dobbiamo fare, che non va per il verso giusto, che, di cui siamo impediti no? di a, a poter fare una cosa, non facciamolo, ascoltiamo, ascoltiamo il nostro istinto, perché c'è qualcuno che ci fa cambiare strada, che ci aiuta, perché può farlo, non possono farlo sempre e con tutto, eh? perché non possono cambiare il nostro destino. Però se noi ad un punto ci dobbiamo arrivare, a volte ci arriviamo con fatica prendendo delle strade diverse, loro ci aiutano a prendere quel sentiero, quella scorciatoia, perché tutto possa essere meno faticoso. La mia gatta è ancora per caso e la salute si struscia ancora alle caviglie. Benissimo, lo so che fanno così. Grazie a te Elena. Mine dice, gli parlo spesso quando sono sola lì stesso. Anna Maria, certo che sì, dice Beppe Alessandro. Dice: Ho perso. Per favore, puoi spiegare come dall'altra parte? È un ambiente diverso dal nostro, riusciremo ad orientarci? Ma assolutamente sì, Alessandro. Noi ritorniamo a casa, è la nostra casa. Io non ti so dire esattamente com'è, io ci sono stata. Allora, a volte ho visto delle, questa luce infinita, senza nulla intorno, con queste anime che sono meravigliose e speciali. A volte ho visto dei prati, a volte ho visto degli alberi. Io non ti so dire cosa c'è esattamente. Ti posso assicurare che c'è un amore e una pace infinita. È la sensazione che ti avvolge, che ti senti libero. Io, le volte che sono andata e che sono tornata, eh, mi sono sentita un'altra e proprio poteva cadermi addosso anche un albero che non avrei sentito niente, non so se sono riuscita a spiegarmi. Enza dice: Confermo, arriva tutto. Enza, sì, Enza viene spesso a fare contatti da me, lo sa, lo sa perfettamente. Angela dice che tipo di messaggio danno se non possono dirgli il futuro. Beh, insomma, il messaggio di là è, è, si fa per amore, si fa per riconoscerli, si fa per avere qualcosa, i tipi di messaggi. A una mia amica hanno detto, hanno anticipato la... la eh, sua nipote, che doveva nascere, addirittura gli hanno dato il nome. Questo può essere una cosa futura, ma perché era in programma, senza dire che nasceva la bambina, gli hanno dato dei particolari che poi lei ha capito. Hanno parlato di nastri rose, di nastri rose, di un colore che poi era il nome della bimba. cioè, non ti diranno mai chiaro il futuro, non lo possono fare. Il contatto non si fa per sapere il futuro, il contatto si fa per avere un collegamento con loro perché ci aiuta tantissimo. Per qualcuno che perdiamo, che, che, che torna a casa e che ci manca tanto, è importante sapere che ci sono, che ci diano una prova, una certezza o una sensazione che lo resistono. Bruna dice, mio figlio è morto sul colpo in un incidente stradale, morire di morte violenta che effetto ha sullo spirito, assolutamente come gli altri, Bruna, non c'è nessuna differenza. Assolutamente, non c'è nessuna differenza, sono tutti uguali, anche i suicidi, i ragazzi suicidati sono comunque anime pure quando arrivano dall'altra parte. Elena dice il film lo Solar può essere veritiero. Allora, Elena mi hanno già fatto questa domanda e ho sempre risposto, secondo me no, però sai io non mi metto a confronto con del, delle persone che hanno studiato così, io Riferisco sempre perché quello che ho visto io fin da bambina. Per me no, io non ho mai visto quello che... Sì, l'ho visto il film Lo Solar, però secondo me non è quello che ho visto io. Io non, non condivido questa cosa. Poi non mi permetto di, di dire no, non è vero. Per me non lo è assolutamente. Luciana dice, come fai ad andare oltre e poi tornare? Una... No, Luciana, non esiste una tecnica, Mi ci ha sempre portato mio padre. Io ho avuto la fortuna che mio padre mi portava di là con lui, ma senza morire, cioè era probabilmente una... un distacco dell'anima in quel momento, non te lo so spiegare. Paola dice, il film lo solare è tratto da una storia vera. Guarda Paola, io te l'ho lo... detto prima, non mi permetto di dire... Che è una persona che ha studiato, che è, non mi permetto di dire che è, è, ha sbagliato, cioè per me non è così. Quello che ho visto io non è assolutamente questo. Poi, sai, ognuno se ne sentono tante di queste cose. Perciò sapere la verità la sapremo quando saremo dall'altra parte. Loro mi hanno detto che è, è, è assurdo. E la sofferenza che c'è sulla terra venga comunque riprovata dall'altra parte non avrebbe senso questa vita Marilena dice mio papà è nell'oltre da poco qualche notte fa ho sentito un abbraccio che mi ha svegliato ho chiuso gli occhi e l'ho sentito di nuovo certo sicuramente è stato lui Marilena assolutamente sì Susanna dice Susi sei splendida dai un grande aiuto alle persone che vengono da te con grande grazie Anna grazie Teresa dice, mia madre è trapassata il 12 marzo, sento in casa sua il suo profumo. Sarà suggestione? No, Teresa, si fanno sentire moltissimo con i loro profumi, sai? È, è un modo di, di farci sentire proprio. Si fanno sentire molto con i profumi, con le carezze, con i rumori, con l'energia elettrica <coughs> lucidi. Scusate, Luci <coughs> televisioni ho bevuto mi è andato di traverso <coughs> felice dice sono d'accordo Susi Monia dice cara Susi mio figlio <coughs> è trapassato per un infarto una signora mi ha detto che la sua anima girava nel buio Questa cosa mi ha distrutta, il dubbio mi è rimasto dentro. Vorrei sapere se questa cosa può essere vera, non posso sopportare l'idea che non sia nella luce. Guarda Monia, io questa signora non la conosco, ma eh, gli dico proprio, gli do un consiglio di lasciargli dire delle stronzate perché non è assolutamente vero. Cioè cosa c'entra con un infarto? Con un... Cioè, a parte che l'infarto è una morte dolce perché è un attimo e non c'è sofferenza, non se ne accorgono neanche. Perciò già da lì parti già con un ragionamento se questa signora dovrebbe anche ragionare un attimo. E poi non è assolutamente vero. I nostri ragazzi che sono dall'altra parte, i nostri genitori, chi va dall'altra parte non ha sofferenza, assolutamente non ha punizione. Su questo insisterò sempre per tutta la vita, perché so per certo che è così. Camilla dice, con i cuori e le farfalle, sì, si fanno sentire anche con le farfalle. Laura dice, mio marito è venuto a mancare il 2 siamo soli io e il nostro piccolino di 21 mesi. Mi dispiace Laura, tesoro, ma non siete soli, tuo marito vi è comunque vicino, fai caso ai segnali che ti può mandare e soprattutto al tuo bambino, perché il bambino così piccolo sente e vede, perciò fai caso agli atteggiamenti di tuo figlio, perché sicuramente ti indicherà dove il suo papà. Beppe dice mio padre sin da subito mi ha dato prova che esiste l'aldilà che sta bene da quel giorno cerco di portare la <coughs> Elisabetta dice Susi quindi arrivano tutti subito nella luce si incontrano tutti sì, sì perché a me è capitato anche di di vedere le persone eh, che se ne andavano in quel momento di assistere a queste cose e di vederli subito nella luce e poi una cosa straordinaria secondo me che mi fa anche molto ridere, anche se eh, cioè il funerale non fa mai ridere, no? Quando eh, facciamo i funerali, per loro è una festa: ci sono tantissime anime e fanno festa, fanno gli scherzi, ridono, anche chi, il defunto che, se, che è nella bara. E viene accolto no, da tutti, perciò c'è una grande festa. Io ai funerali non vado mai perché rido in continuazione, ma non perché non me ne frega niente di chi se n'è andato, semplicemente perché fanno ridere, sono uh, continuamente in festa, li accolgono è come se fosse un matrimonio e vanno subito di là nella luce, subito, non ci sono intermedi per quello che ho visto io. Eh, per quello che io penso, un minimo, poca esperienza, non dico tanta però. Uh, ho 60 anni quest'anno, perciò penso di averne viste parecchie, mh, che da quando sono piccola, perciò a me non è mai apparso niente di quello che dicono alcune persone. Dirò sempre quello che vedo. E poi un'altra cosa che io oh, credo in quello che vedo, perciò quello che dico è perché l'ho visto, non perché io ho sempre chiesto la verità. Non mi è mai piaciuto raccontare delle balle, soprattutto su questo argomento, perché... Vai a lavorare, eh, lavorare intendo nell'anima, non nel senso di lavoro, con delle persone che soffrono. Non bisogna prendere in giro le persone che soffrono, bisogna essere più sinceri possibile e, se, e, e dire quello che si vede, quello che si sa, non per il successo, non per dire io vedo, io sento, io sono. No, le persone che fanno quello che faccio io sono sempre sottoterra con, con l'autostima e l'umiltà perché. È una cosa che ti mette sempre in dubbio, è sempre qualcosa da dimostrare a te stessa, non agli altri. Perciò, non esiste il successo, esiste il sacrificio, esiste il dolore, esiste la sofferenza di vedere qualcuno che soffre davanti a te, cioè esiste l'emozione che senti. Questo tu vivi le emozioni degli altri, questo è quello che eh, avviene, in quello che faccio io. È vero, io sono fortunata, lo dico sempre, e ringrazio. Ma è stato un percorso durissimo, è stato un percorso durissimo, non è facile e mi sono resa conto negli anni che ho questo percorso anche con gli animali, perché io ho preso sempre dei gatti ammalati, sempre i gatti che non volevano gli altri, perciò accompagno eh, li accompagno sempre, perciò il, il, il dolore è il mio, perché poi quando se ne vanno è normale che ci stia male. Soffro al momento, poi dopo mi passa perché mi danno una pace, una serenità interiore che non è sicuramente la mia perché sono una persona molto sensibile, io amo tantissimo gli animali e mi è successo anche nel mio lavoro, io ho fatto per anni l'assistente, eh, ho fatto l'OS, ho lavorato anche negli hospice, vedevo gente che se ne andava tutti i giorni e mi sono resa conto che proprio mi hanno abituato a questo accompagnare, no? a staccarmi anche un attimo dal dolore. Paola dice: eh, Io tanti chiarimenti li ho avuti leggendo il libro Due mani due ali. Fantastico, bene. Laura dice: Mi manca il mio cuore. Non so, non, non mi ricordo più cosa ho letto prima. Grazie a te, Laura. Beppe dice: Dicevo, mio padre mi ha dato sin da subito conferma che si stralliera là. quel giorno. Cerca di portare in speranza a chi soffre per un lutto che la vita continua e bravissimo Bette. buonasera Alessandra salvo ho perso molto nella mia vita sento sempre presenze che mi accarezzano la sensazione è che mi proteggono Patrizia dice così Nadia dice non resta nessuno sulla terra in che senso di loro? no l'anima vive dall'altra parte ritorna a casa poi vivono sulla terra vivono insieme a noi sono due mondi paralleli, sono due mondi molto vicini. Alessandro dice: i funerali vedono anche noi tristi e loro sono allegri. Certo perché non sentono la, loro, la nostra sofferenza, perché di là non si sente sofferenza, non è che ci prendono in giro perché mi hai scritto la frase come se eh, ci prendessero in giro. Assolutamente no, ci stanno vicini per portare la loro allegria. Per loro è una festa, la morte non è un distacco, è una continuazione in un modo anche molto più vivo, molto più bello, molto più reale. Perciò è per questo che sono allegri, perché vengono ad accogliere chi se n'è andato e fanno questa festa per portarlo dall'altra parte. Ci sono tantissime anime. Mi è capitato con il, il papà di una mia amica, c'era la chiesa piena di queste anime e sentivi le voci molto più forti di come le senti in, um, normalmente. Proprio io mi sentivo chiamare, ho dovuto uscire dalla chiesa perché ridevo e mi, mi continuavano a tirare, chiamare e sono andata fuori, non ho assistito alla messa. Non è semplice quello che fai, Susi Ringrazio il mondo spirituale per averti scelta come messaggera d'amore e di speranza, dice Beppe, grazie. Ciao Anna Maria, ciao amore, ciao. Clara dice, sono sei mesi senza la mia cagnolina a spugna e piango tutti i giorni. Guarda, Clara, è normale piangere, sai, perché si piange per i nostri, però cerca di sentirla. vedrai che ti dà un po' di, di sollievo. Fai caso a qualcosa che senti in casa, la sua presenza, se dormiva con te il posto dove dormiva, se ha qualche segnale. Anche i nostri amati animali li troveremo lassù? Assolutamente sì. Allora ragazze sono le 10.35, buonasera, buonasera Susanna, eh, leggo le ultime domande poi vi lascio perché sono stanca, devo andare un po' a letto perché domani è una giornata piena di appuntamenti con tantissime persone. Elisabetta dice Susi le anime antiche quali sono? Le, anime, le persone disabili mentali sono anime antiche, mio fratello un po' di giorni che non c'è più era disabile mentale. Non mi capacito subito, io non so cosa sono, cosa sono le anime antiche, Elisabetta, non te lo so dire. Le persone disabili mentali sono anime antiche, io so che i disabili sono degli angeli terreni a me l'hanno spiegata in questo modo. Poi non so dirti cosa sono le anime antiche. Il mio, eh, il mio collegamento con l'altro mondo è molto semplice. Io quando sento tutti questi paroloni, tutte queste. Molto difficili, non le capisco neanche, vi dico la verità. Per me è talmente semplice il collegamento con l'altro mondo, è talmente semplice quello che fanno, quello che dicono, che non c'è bisogno di complicare le cose. È facile, il, il, sono due mondi talmente vicini e talmente collegati, che non c'è bisogno di renderli più difficili. È la semplicità pura, è amore puro. Allora aspettate un attimo che vado avanti, e dai, e adesso cominciano con gli scherzetti. Eh? Girano: eh? questo qui non sono stata io, sono loro. Questi sono gli scherzetti che fanno loro. Raffaella dice: Grazie mille, sui apprezzo molto il tuo modo di essere, la profonda considerazione che hai delle persone che sono nella sofferenza. È, 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 è mio dovere, Raffaella. Ti ringrazio comunque. Eliana dice: Scusi, mi sono arrabbiata con una persona da poco andata oltre, ma poi mi sono pentita di averlo fatto. Pensi abbia fatto male alla sua no, no, Eliana, perché noi non, non guidiamo l'anima degli altri, l'anima che va dall'altra parte ha già il suo percorso di vita, perciò ha già il resoconto del suo percorso di vita. Noi siamo semplicemente, quando siamo qua, esseri umani, non facciamo cose straordinarie, non li possiamo trattenere, non li possiamo guidare da un'altra parte, siamo semplicemente esseri umani. <coughs> Laura dice cosa devo chiedere al mio piccolo... No, non, non gli devi chiedere niente, lo devi osservare. Osservare per vedere cosa, con chi parla, cosa guarda e vedrai che ti renderai conto che parlerà col papà, che il papà gli sarà comunque vicino. Grazie a voi Beppe. Maria dice perché nascono tanti animali malati, anche loro hanno un karma. Guarda io Maria di karma non so proprio niente, ti posso solo dire che gli animali sono delle anime evolutissime. La malattia degli animali è creata dall'uomo perché siamo noi che facciamo ammalare tutti questi animali, non nascono così malati. Siamo noi, senza sterilizzarli, buttandoli in strada, buttando le mamme abbandonate perciò, siamo noi che creiamo la malattia degli animali. Gli animali non sono malati. Patrizia dice: Come possiamo prendere appuntamento con te? Dove ricevi? Grazie. Io ricevo a casa in provincia di Piacenza, poi viaggio molto per tutta l'Italia. Se mi contatti in privato, ci possiamo mettere d'accordo. Francesco dice: Susi, grazie, piacere, Simona, di averti conosciuta. Grazie per la tua testimonianza. Grazie a te, Simona. Grazie a te, grazie a tutti voi. Grazie, Felice. Buonanotte a tutti. Ciao, cara Susi. È un piacere ascoltarti a mia Adele noi ci vediamo venerdì tesoro ci beviamo un bel caffè buonanotte, buonanotte a tutti vi ringrazio, ringrazio Anna, ringrazio Enrico mi fa sempre piacere stare con voi mi piace parlare di queste cose ti abbraccio Beppe Mara dice mio marito è mancato da 26 giorni vorrei sapere se è vicino a me mio figlio ma certo Mara sarà sempre vicino a voi ma non solo lui, ce ne saranno anche tanti altri Ciao Rachele, grazie Roberta, grazie mille, vi ringrazio tutti, vi abbraccio come sempre, grazie Gina, grazie, ci vediamo a brindisi, ci beviamo un bel aperitivo noi <ride> quando ci vediamo, noi ridiamo sempre quando ci vediamo. Grazie Angela a te, grazie a tutti voi, grazie per avermi ascoltato, ringrazio ancora Anna e Enrico. E è sempre un piacere stare con voi ci vediamo il mese prossimo vi abbraccio, buonanotte ciao e scusate per tutte le cose il telefono che cade e che si gira eh, Sonia dice buonanotte se desidera un cagnolino qualcuno li vuole, una cara amica ne ha dieci nate il 2 aprile che regalerà a persone con cuore benissimo, buonanotte Sonia grazie, buonanotte Nada Ciao Sara, buonanotte a tutti. Vi abbraccio. Grazie di cuore a voi. Grazie, grazie, grazie. È sempre un piacere. E poi, ripeto, mi piace tanto parlare di queste cose. Lo faccio senza presunzione. Quello che ho imparato, quello che so, eh, cerco di, di, di darlo a tutti. Come ha fatto bene a me, spero che faccia bene anche a voi. Vi abbraccio, vi do un bacio grande. Ciao, buonanotte.